I Pescado Rabioso sono bravissimi, li adoro. Io non lo conosco questo cantante. Luna, non è un cantante, è un gruppo musicale famosissimo, ignorante. Non esagerare, non mi ha chiamato ignorante. Il fatto è che a lei piace Sandro. Luna. Dai, finiscila. Ti aiuto. Ce l'hai fatta? Ecco. Bene. Perfetto, ci siamo. Sono proprio curiosa. Sentiamo. Cansato di gridare con triste. Mi mente si Non sono bravissimi. Ehi, sì, fantastici. Sì, li conosci? Io avevo questo CD, però l'ho perso. Me lo fai vedere un secondo? Sì, tieni la custodia e il CD te lo do quando finiamo di ascoltarlo. Ma questo è il mio. No, è di Pablo. Sì, perché ha vinto la scommessa su di te, però è mio. Pablo ha scommesso su di me. No quiero más mentiras en mi vida, aunque haya verdades que me llenen de miedo. No quiero crear más en espejismos del desierto, ni estar perdida en el laberinto de mis dudas. Dame tu mano, amor, y ayúdame a encontrar la salida. È una scommessa che abbiamo fatto da... Sì, questo l'ho capito, ma perché ha scommesso su di me? Per quale motivo? Tomas, ti ho fatto una domanda. Perché ha scommesso su di te? Quale scommessa? Sì. La scommessa Maritza, sì, si chiama scommessa Maritza. Perché? Perché con Tomas non credeva che avrei avuto il coraggio di dire a mio padre che volevo lasciarla, ok? Esatto. E tu l'hai fatto? Sì, certo. Sono andato da lui e gliel'ho detto senza peli sulla lingua, proprio come avresti fatto tu, non è vero? Certo, sì, è andata così. Perché vuoi vedere mio padre? Mi piacerebbe tanto conoscerlo per chiedergli come è riuscito a tirare su un figlio e a farlo diventare così un bravo ragazzo. Non scherzo, perché vuoi vederlo? Non sono affari tuoi. Che ti importa? È un problema mio, non devo darti azioni. Sbagli di grosso, Aguirre. Perché vuoi vederlo, eh? Questo è un luogo pubblico. Posso venire qui quando voglio senza dover spiegare niente a nessuno. Perché te lo dovrei spiegare? Eh? Qui non si viene senza una ragione. Ehi, gente! Abbiamo un altro partecipante che ha voglia di sfidarmi. Aspetta, datti una calmata. Il ragazzo non può sfidarti così e basta. Per prima cosa deve entrare nel circuito. E a chi tocca questo pulcino bagnato? Io direi al Baby. Che nome spaventoso. Ehi, Baby! Chissà che cosa mi dovrò aspettare. Guarda avrei chi c'è. Avrei dovuto portare dei pannolini. È lui il Baby? Senti... Non mi sono allenato molto questa settimana, magari vengo la prossima, un po' più preparato, eh? Qui, mio caro, si scommette a braccio di ferro. Vuoi che pensino tutti che ti hanno mandato qui a spiarci? Ma cosa andate a pensare? No, 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 dicevo soltanto che... Ok, va bene, vieni, piccioncino, vieni. Calmati, calmati! Aspetta. Sei diventato matto? Come hai potuto dire a Maritza della scommessa? Basta, smettila!
Mi è scappato e poi avevi detto che volevi lasciarlo. Ti è scappato, ma io ti faccio a pezzi, idiota! Sì, papà, sto arrivando. Adesso ti devo avvertire anche quando vado al bagno. Vieni qui. Ehi, ma che ti prende? Lascia! Dimmi subito che cosa hai sentito. Parla. Non me ne frega niente di quello che dici. Non fare la stupida. So che stai sempre con le orecchie spalancate, perciò parla. Mi sembra d'aver sentito che volevi piantare Maritza, ma state tranquilli, non dirò niente a nessuno. Ma se sei il gazzettino della scuola? Idiota, e invece questa volta non dirò niente. Non aprirò bocca perché non me ne importa niente di quello che fate. Cammina adagio, tesoro. Ti fa molto male. Sì, mi fa tanto male. Deve essere stato qualcosa che ho mangiato. Che peccato. Avrei voluto passare tutta la domenica con te. Questo non ci voleva. Ma che strano. Dalla faccia non si direbbe affatto che stia male. Lo dico perché di solito quando uno ha mal di stomaco lo si vede subito dal colorito e lei non ha l'aria sofferente. Sì, è vero. Di solito è così. Però non siamo tutti uguali e dalla mia non si nota mai niente. Bene, papà, adesso ti lascio. Sì, sì, ma ti fa ancora tanto male. Te lo chiedo per favore, quando sei solo, voglio parlare con te. Beh, parliamo adesso, qual è il problema? No, va bene, sta calma, per favore, quando sei solo. Va bene, tesoro mio, va bene. Mia, dimmi solo una cosa, sei sicura di stare meglio? Sì, sì, sto benone. Che strano, appena mi allontano dal quadretto familiare mi sento come rinata. Un bel mistero, no? Amore mio, è evidente che quel mal di stomaco era solo una scusa per non stare con me. Abbiamo pranzato insieme, è logico che ora voglia stare con Manuela, è il suo ragazzo. Bisogna vedere se adesso Manuela è in collegio. Ad ogni modo mi ha detto che voleva andare a studiare. Ho dei seri dubbi in proposito. Sonia, per favore, mi devi aiutare. Mio padre mi vuole portare a New York proprio il giorno del mio compleanno. E per giunta insieme a quell'imbecille smorfiosa. Sono sicura che è stata un'idea sua. Sul serio, puoi fare questo per me? Che c'è? Non ti fa piacere stare con me? No. Per caso ti stai annoiando? Nemmeno. E allora che cos'hai? Non lo so, è una situazione strana per me e non so che fare. Perché non giochiamo un po' a calcetto? È divertente. A calcetto? Sì. Beh, ecco, non è il massimo delle mie aspirazioni, pensavo. Va bene, giochiamo a tennis, a basket, a volley, a quello che vuoi. No, non ho proprio voglia di giocare. Luan, con gli altri ragazzi che tu hai avuto, ti comportavi allo stesso modo? Sì. No. No. Sì, no, sì o no? Non voglio parlare di questo con te, perché tu non parleresti mai con me delle tue ragazze. O lo faresti? Beh, se potessi, sì. E perché non puoi? Perché io non ho mai avuto una ragazza. Ma dai, sei stato con Maritza. Sì, ma non è successo niente, capisci? Niente. Sul serio? Sì. Che cosa... Cioè, sei delusa per questo? No. No, Marcos, perché neanch'io ho mai avuto un ragazzo. Ciao, tesoro. Che ti succede? Non hai programmi per oggi? No, mamma, chi vuoi che faccia programmi con me? Guarda, anche Luan, che è un vero scorfano, e quel secchione di Marcos escono con qualcuno e io no. Sono sempre sola. E anche questo è colpa di tuo padre? No, figurati, certo che è colpa sua, sono la figlia del direttore. Beh, metterla in questo modo di sicuro è molto più comodo. Allora spiegati perché io non ti capisco. Dico che non esci con nessuno perché non fai niente per renderti simpatica. Questo è vero, ma anch'io posso uscire con qualcuno se voglio. Anzi, uscirò con il ragazzo più carino del collegio, così le altre creperanno di invidia. Forza! La solita fortuna di Stendilo! Stendilo! Vai! Palla a pezzi, da facciolo! Fagli vedere chi sei! Dai, sei! Vai! Vai! Forza! Ah! No! Fuori soldi! La solita fortuna! Forza, pagati! Perché mi hai fatto vincere? Non hai detto che volevi il figlio del Cobra? È tutto tuo adesso. Perché mi hai fatto questo favore? Lo detesto anche più di te. Ti ha mandato da me perché ti spezzassi, ma io non faccio il lavoro sporco per lui. Soprattutto non dopo una certa storia. Quale storia?
Allora chi si batte con me? Eh? Andiamo, andiamo. Ce l'hai davanti, è il piccioncino. È tutto tuo. Auguri. Ci si vede. Avanti, signori, tirate fuori i soldi, avanti. Dovete pagare. Dai, che mi voglio. Sì! Beccati questo! Mi ha colpito! Mi ha colpito! Chi c'è là dentro? Ehi! Io... Feli! Feli, che ti è successo? Stavi vomitando? No, no. Andiamo, Feli, a me non la racconti. Ti ho sentito, ti sei messa un'altra volta le dita in gola. No, stavolta no, stavo vomitando, però... È quello che è successo con Simone che mi ha rivoltato lo stomaco e ora non mi sento bene, tutto qui. Calmati, che ti ha fatto Simone? Dimmi tutto. Che ti ha fatto? Hai visto che abbiamo fatto bene ad aspettare qui? Mia non aveva mal di stomaco. Aveva tanta fretta di tornare in collegio per incontrarsi con Sonia. Io l'ammazzo, giuro che l'ammazzo. Oh, tesoro mio. Hai fatto prestissimo. Oh, tesoro, penso che combinazione. Quando mi hai telefonato ero appena uscita dal collegio. Tieni la chiave. Sì. Ho chiuso io la porta. Oh, basta piangere, non voglio vederti così. C'è sempre una soluzione a tutto. No, non esiste una soluzione. Mio padre vuole portarmi a New York proprio il giorno del mio compleanno. No, amore mio, nessuno ti porterà da nessuna parte. Questo te lo posso assicurare. Mia, apri la porta. So che sei in camera. Sì, sì, ora vengo, papà, ora vengo. Nasconditi, nasconditi, Sonia, nasconditi. No, 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 lì no, lì no. Di qua. Dove, dove? Ah, sì, sì, nell'armadio. No, no. Sì. No. Soffro di claustrofobia. No, no, non mi importa. Non so se hai, stai tranquilla. Ti prego. Sì, tranquilla. Però fa presto. Mi raccomando, fa presto. Fa presto, Mia. Mia. Ora vengo, papà. Insomma, vuoi aprire questa porta, per favore? Papà, adesso vengo, mi sto cambiando. Ti stai cambiando? E ci metti un'ora per farlo. Calmati, adesso arrivo, è questione di un minuto. E che diamine. Sì, un minuto, è un'ora che sto qui fuori. Beh, un minuto più, un minuto meno. Ecco, ho fatto. Finalmente. Da quando in qua chiudi la porta a chiave? Sentiamo, non l'hai mai fatto? Perché ti sei chiusa dentro? Beh, perché mi stavo vestendo. Ah, certo, siccome stai a Versailles ci impieghi un'ora per venire. Beh, ma se passa qualcuno, no, mi può vedere, ok? Che tragedia. Cerchi qualcosa? No, no. Allora? Ah, bene. Ah, papà, che ti senti prende? Un po'. Che cos'hai? Si può sapere perché sei così di cattivo umore? Ma come di cattivo umore, tesoro? Tutto il contrario. Hai detto che volevi parlare con me e la prima cosa che ho fatto è stata mandare via Mercedes. Venga a parlare con te e mi dici va che bene, sono di cattivo umore. Cosa volevi? Deve dimmi essere tutto? Proprio adesso. Tesoro, mi ha detto che era una cosa importante. Si tratta del viaggio. Va bene, parla forte, così ti sento. Sto guardando se ti servono dei vestiti, altrimenti te li compro a New York. Non ho bisogno di vestiti, papà. Ora scendi. Va bene, calma. Sto scendendo, tesoro, sto scendendo. Eccomi qui, sta tranquilla. Bene, sono tutto orecchie. Cosa c'è? Non voglio fare questo viaggio. E dimmi, perché non vuoi fare questo viaggio? Perché quello è un giorno molto speciale per me, papà. E voglio passarlo con le mie amiche, voglio stare con loro. Ah sì? E con che tipo di amiche? Svergognate come Sonia Ray, per esempio? Sonia Ray? Non è affatto una svergognata. Ti sbagli, Mia.
Sonia Ray appartiene a quel tipo di donne che si comportano in modo semplicemente vergognoso, che pensano soltanto a se stesse. Sono delle depravate che escono con uomini molto più giovani di loro e non sanno neanche lontanamente che cosa sia la moralità e il pudore. Sono stato chiaro? Ah! Io ho molta più moralità e pudore di lei, sì, tanto perché lo sappia. Lo immagino, è per questo che si nasconde negli armadi. È talmente ovvio, mia cara signora, che la cosa che mi piace di più di lei è il suo microscopico cervello di gallina. Se è per questo, lei non ha neanche quello e dubito che abbia qualche rara qualità nascosta, colocci. Mi stia bene a sentire. Vieni anche tu. Adesso parleremo molto seriamente tutti e tre. Prima ho dovuto affrontare un bestione enorme. Una montagna. E l'ho battuto. Beh, mi ha fatto vincere. E dopo ho affrontato Blas. E l'hai battuto? No, l'ho fatto vincere. No, in realtà ha fatto un paio di mosse scorrette. Mentre facevamo a braccio di ferro, mi ha tirato un paio di pugni sul naso. Così mi sono deconcentrato e ha vinto lui. Ma è geniale! No, questo è giocare sporco! Può darsi, ti sta cadendo un foglietto. Quale? E questo numero? Non so, di chi è? Me l'ha dato il baby. Il baby? E chi è il baby? Il baby è quella montagna umana che odia Blas e per di più conosce la sua storia. Informazioni? Ah. Manuel, adesso avrai quello che volevi. Te lo giuro, sembra uno scherzo. Se per caso un ragazzo mi dice qualcosa tipo ciao Feli o come stai bene Feli o cose del genere e io mi vedo già con l'abito da sposa, significa che ho dei seri problemi. No, Feli, tu non hai nessun problema. Sono loro il problema, i ragazzi non cambieranno mai. Che è successo con Guido? Niente, non parlarmi di quello. Benvenuta nel club. Ragazze, avete visto Nico? Una vita tua no, eh? Perché non te ne compri una? Attenta a ciò che dici, perché poi lo riferisci a Pilare e leggiamo tutto sul giornalino del collegio. Smettila. No, non te la prendere, Luna, il suo è mal d'amore. No, no, Vico, sta male per un'altra cosa. Ne ho parlato con Mia, ma non sappiamo cosa fare. Sono tanto preoccupata. Bene, vado a cercare Nico. Ciao. Ciao. Non so se te ne sei resa conto, ma devo pulire. Va bene, ma questa volta scordati il mio aiuto. Ehi, Luan, quanta fretta, ti aspetta Brad Pitt. Marcos mi porta in un posto a sorpresa. Sono contenta per te. Che hai, Maritza? Sei strana. È successa una cosa che mi ha lasciata un po' perplessa. Ti va di parlarne? Tomas ha scommesso con Pablo che avrebbe avuto il coraggio di dire a suo padre che non voleva più giocare a hockey. E? E hanno chiamato la scommessa scommessa Maritza perché è molto diretta nel mio stile, una cosa del genere. Beh, io non posso essere molto obiettiva perché non sopporto Pablo. Ma mi sembra un pensiero gentile, diciamo che l'ha chiamata così perché ti ammira. No. No, 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 no. C'è qualcosa di strano in questa storia, ma non so cosa. Luan, sei pronta? Sì, sì, ora vengo. Ciao, auguri. Ciao. Grazie. Di niente, ciao. Ciao, che stai facendo? Niente che ti interessi, sparisci. Ma se stai per lasciare Maritza, non è un po' troppo? Senti, dacci un taglio. Quello che hai sentito era uno scherzo tra me e Tomas, perciò pianta. Sarà interessante sapere cosa ne pensa lei del tuo scherzo. È meglio che non parli, hai capito? Mi stai minacciando? No, ti sto consigliando, perciò tieni il becco chiuso. D'accordo, va bene, starò zitta, ma in cambio di un favore. Cosa vuoi? Voglio che mi aiuti a mettermi con Tomas. Sei fuori di testa, Tomas è mio amico, preferisco che baci un rospo. Attento, quel rospo potrebbe parlare e tu non mi sorvegli tutto il giorno. Che me ne importa, non ho paura di te. Ah no? No, e sai perché? Perché né Maritza né gli altri ti crederanno. Qui non ti sopporta nessuno, Pilar.
uno smidollato che si fa comandare a bacchetta da quell'avvocatuccia da quattro soldi che parla per far prendere aria alla bocca, altrimenti non si spiega perché non vuole fare la festa di compleanno a sua figlia. Stia a sentire, Mercedes, non c'entra niente. Non voglio fare la festa mia perché devo mettere un limite e poi non mi faccio comandare da nessuno. Questo non è mettere un limite, questo è un castigo degno di un cavernicolo. Visto che sale in cattedra, perché non pensa a come educare sua figlia? Se non altro, mia figlia non dubita del mio affetto. Voler bene non significa essere disposti a soddisfare tutti i capricci. Il mio non è un capriccio. Chiudi quella bocca. Lo vede? Lo vede? Giulia, con lei non si può neanche parlare. Io perlomeno rispetto mia figlia e la lascio parlare. Sì, e non la sì. trascino con la forza a New York solo per dimostrarle che comando io, perché non ho nessun bisogno di farlo. Sì, papà, Sonia ha ragione. Io non voglio andare a New York né con te né con quella non smorfiosa. Non fare l'insolente, smettila di discutere. È chiaro? Ma ti proibisco di vedere ancora questa signora. Per favore, tu non mi puoi proibire di vedere Sonia. Ah no, ah, non te lo posso proibire, ti posso proibire. Questo è altro, mia. E sai perché? Perché sei minorenne e posso portarti negli Stati Uniti tutte le volte che voglio. Ma non puoi impedire niente. E io posso fare tutto quello che voglio con la mia figlioccia e la aiuterò ad organizzare la signora festa lei. Per il suo compleanno. Signora, e nessuno andiamo, me lo può impedire, tanto favore. Meno uno con la faccia da culacci come sì, lei, figuriamoci. Tanto per cominciare, lei non è la madrina di nessuno. Certo perciò... che lo sono, perché lo farò in questo momento. Ti battezzo nel nome del padre, del figlio andiamo, e dello spirito signora, santo. Andiamo, signora, non siamo a teatro. La smetta con queste pagliacciate. E visto che mi fa girare le scatole, battezzo anche lei, culacci. Ma cosa fa? Ma è impazzita. Ma certo che è una cafuna. Ma come si fa? Guardi che se continua così io la denuncio. Oh, davvero? E perché? Perché ho parlato no, con no, perché è una svergognata, una pervertita. Le dico una cosa, mi basta mostrare una foto del suo fidanzato per vincere la causa. Oh, guardi, ah, sto tremando. Le dico un'altra cosa. Te mi sembra un pappagallo lei. Ma chiuda quella bocca, anzi è meglio che se ne vada perché non rispondo più di me. Certo che me ne vado, non sopporto più la sua faccia. Ah, non sopporto la mia faccia? Ho come un déjà vu, sì, un déjà vu di quando ero piccola e mi spaventavano con il bau bau. Potrei dire lo stesso di lei, se ne vada e mi lasci solo con mia figlia. Per favore, se ne vada. Non ti riconosco più, papà. Che cosa ti ha fatto? Non di me male? Ne importa un accidente di quello che pensi di me. Compila questo modulo per il visto, è chiaro? E domani vengo qui a prenderlo. Ti odio! Vattene via! Ma no, perché dovrei andare via proprio adesso che ci siamo liberate di quel troglodita di tuo padre? Tesoro mio. Oh, Sonia, da quando è arrivata quella strega odiosa io non conto più niente. Oh, tesoro mio, lo so cosa provi, ma devi cercare di essere forte, lo capisci? Devi cercare di essere forte. Non voglio andare via, non voglio andare a New York e per giunta devo compilare il modulo per il visto. Lascia che te lo dica, quell'uomo è proprio uno stupido. Perché? Amore mio, perché? Sta tranquilla, tu non andrai da nessuna parte, te l'assicuro. Stammi a sentire. Adesso io mi porto via questi moduli e domani mattina te li rimando, ok? È questa la sorpresa, Marcos? Mm-hmm. Ma è la casa della mia direttrice. Sì, sì, lo so. Ascolta, devi affrontare questa situazione. E lo farò. Lo farò, ma adesso non posso. No, no, devi farlo adesso, perché adesso le cose sono diverse. E perché? Perché ora non sei sola. Ci sono io. Lo so, però non ne ho il coraggio. Ma io sono qui per darti forza, perché tu abbia il coraggio di farlo, Luan. Allora, lo farai? Sì, sì. Chi è? Per favore, vorrei parlare con la signora Laura Flores. Sono io, lei chi è? Sono Luan Linares. Non so se si ricorda di me, l'altro giorno ho provato a telefonare, ma è caduta la comunicazione. Per favore, è urgente, non le porterò via molto tempo. Che cosa vuoi? No, lei non è la persona che sto cercando. Calma, non ti spaventare. Idiota. Ehi, allora, che esagerata. La prossima volta copriti la faccia. Aspetta, aspetta, volevo sapere che ne pensi delle foto che ti ho fatto. Non le ho viste e non mi interessa vederle. Hai visto quella che ti ho fatto col tizio con il quale stai uscendo? Sì,
E se per caso hai avuto l'infelice idea di darla a mia madre, sono cavoli tuoi. No, l'ho scattata perché vedessi che effetto fai vicino a lui. Non sei rimasta colpita? E a te non fa schifo fare lo spione? No, no. È un peccato che sia andata a monte la faccenda della corsa, perché era una buona occasione per dimostrarti che quel tipo non esiste affatto. Ti piacerebbe essere come Pablo? Sai che ti dico? Se non esiste, perché non ti togli dai piedi? Ti conviene abituarti a vedermi, perché sarò il fotografo della tua festa. No, questo te lo puoi scordare. Non credo, sai. Mia e Sonia mi hanno assunto. Spalanca bene le orecchie, pezzo di cretino, perché darti del cretino integrale è troppo. Se io non voglio, tu non farei neanche una foto, chiaro? Maritza, ti stavo cercando. Ma cosa ho addosso che attiro tutte le piattaforme? Aspetta, è una cosa molto importante, dico sul detto serio. Detto da te non può essere niente di importante. Neanche se si tratta di Pablo? Che cosa c'entra Pablo? Ti ho fatto una domanda, Pilar, che cosa c'entra Pablo? Pettegola, ti ammazzo. Pablo, che succede? Niente, aspettami nel soggiorno, adesso vengo, solo un secondo. Senti, la persona che stai cercando è mia madre, ma adesso non vive più qui. E mi può dare il suo indirizzo, per favore? No, mi dispiace, ma non posso dartelo. Non è per te, ma è per proteggerla. Ma perché? Perché proteggerla da cosa? Vedete, alcuni anni fa è accaduto un fatto molto spiacevole. Un ragazzo dell'orfanotrofio, ormai adulto, è andato a casa di mia madre e ha tentato di aggredirla. D'accordo, capisco, ma Luan vuole solo chiederle una cosa. Sì. Tutto qui. Soltanto sua madre sa chi mi ha adottato. Per favore, mi deve aiutare, la prego. Senti, facciamo così. Tu... lasciami i tuoi dati, non posso proprio darti il suo indirizzo. Vedrai che sarà lei a mettersi in contatto con te. Che cosa ne pensi? Che non mi dici che cosa facevi lì con Maritza? Ah, non lo so, tu che cosa ne pensi? Io ti strozzo, parla maledetta schifosa, che se le volevi lasci, dire? Riesco a parlare meglio. Parla, dai, parla, parla, forza. È molto semplice, Pablo. O Tomas si mette con me o dico tutto a Maritza. Cosa scegli? Povera Feli. Quando quel cretino di Simone le ha mostrato il book pieno di foto di Maritza... di sicuro si è sentita morire, poverina. Com'è possibile che il book sia pieno di foto di Maritza e le mie? Non ho mai visto un fotografo con tanto cattivo gusto come quello lì. Smetti, la mia, non stiamo parlando del fotografo, ma di Feli. Sì, sì, hai ragione, povera Feli. Pensare che si era fatta tante illusioni. Sì, prima ho parlato con Luna e mi ha detto che anche lei era molto preoccupata. Sì, lo so, mi ha detto che aveva paura che Feli si stesse provocando il vomito. Oggi l'ho sentita vomitare in bagno. No. No, per favore, dimmi che non è vero. Vico, dimmi che non è vero, no. Beh, in effetti, lei mi ha detto che si sentiva male. Se Feli sta vomitando perché si sente male, noi dobbiamo fare in modo che si senta bene, ok? E come pensi di fare? Sì, si chiama Coco ed è dolcissimo. Più di me? Sì. Oh, beh, però io ti posso dare una cosa che lui non può darti. Cosa? Come vanno i preparativi? Bene, bene. Alla fine ho lasciato tutto nelle mani di mia madre e di quella decerebrata. Hai la febbre alta? No, ma che febbre? Come è possibile? I preparativi. Loro sono così fanatiche per i dettagli che pensano anche al colore della carta igienica da mettere in bagno. No, non mi va. Tu sei così intelligente, sì. Mi piace tanto come sei. Ah, però c'è una cosa che non deve assolutamente mancare alla mia festa. Cosa? La band R-Way. Ah, ci avevo pensato anch'io, sì. Non solo ti scriverò una canzone. Sul serio? Puoi scommetterci, perché chiunque ti può regalare un orso, ma una canzone per il tuo compleanno te la posso regalare solo io. È un'idea fantastica. Che cosa c'è? Devo telefonare a mio padre, urgente, mi aveva chiamata. Ah, per via dell'ok? Sì, per via dell'ok, sì. Adesso vengo. Non ci dobbiamo preoccupare, vero Coco?
Sì, baby, ho scritto tutto. Sì, tra un'ora sono lì. Certo. Allora? Il baby mi aspetta tra un'ora. Finalmente Mia saprà con che razza di persona sta uscendo. Perché gli interessa tanto quello che fa Mia? Fa sempre parte della vendetta? No, argomento chiuso. Credo che a Manuelle interessi quello che fa Mia perché non ha mai smesso di amarla. Ti vedo un po' giù di corda. Che ti succede? Niente, sto benissimo. Andiamo, non devi fare il duro con me, ti conosco bene. Lo so, stai male perché hai perso i tuoi CD, perché li ho vinti io, no? È così, vero? Beh, siccome sono tuo amico, voglio proporti una cosa. Me li restituisci? No, no, perché non me li hai regalati, li ho vinti lealmente. Però ti darò la rivincita. Sì? E come? E vogliamo andare a parlare in soggiorno? Ti va? Va bene. Sì? Sì, certo. Finalmente vi trovo. Dove eravate? Siamo andati a fare due passi. Perché? Che è successo? Ho ricevuto un messaggio dal tuo tutore. Un messaggio? Ho bisogno di vederti. Dove sei? Mia. Che c'è? Vuoi che ti procuri un cellulare collegato al mio così non sei costretto a spiarmi e puoi leggere direttamente i miei messaggi? Ora non ho tempo di discutere con te, ho molta fretta. Oh, che è successo? Ci sono quelli dell'immigrazione? Non esattamente. Ho fretta perché mi devo incontrare con un tizio che mi racconterà la vera storia del tuo Blas Heredia o come diavolo si chiama. Non capisci che non riuscirei a scoprire niente di male? Se ne sei tanto sicura, non ti devi preoccupare. No. No. Manuel! Manuel! Posso venire con te? Allora, Pablo, vediamo se ho capito bene. Se mi metto con Pilar, tu mi restituisci i miei CD. Sì, hai capito bene. Sì, però sì. Perché deve essere Pilar? Perché è una ragazza un po' difficile e nessuno vuole uscire con lei. Neanche per me è stato facile con Maritza, perciò sì, siamo pari. Sì, hai ragione, ma perché non può essere Mia? Anche lei è l'osso duro. Lei sta con Blas, sta con Blas. Va bene, se non te la senti, lasciamo perdere la scommessa, non è un problema. Sta tranquillo, Questo mi fa proprio impazzire, basta, troppo Pablo, forte, basta, sono metici! Basta, Pablo, falla finita, accetto la scommessa, smettila! Tanto non posso perdere due volte i miei CD. Sì, si parla, bravo Thomas! Non capisco, dove devo andare? Dove ha stabilito lui. Ma perché? Per questo non lo so, ho semplicemente accolto una richiesta che mi ha fatto il tuo tutore. All'ingresso c'è un'auto che ti condurrà dove lui ti sta aspettando. Luan, adesso lo conoscerai. Abbiamo già perso fin troppo tempo. Per favore vai in camera tua, prepara le tue cose, poi vai giù dove c'è l'auto che ti aspetta e non dimenticarti di prendere il computer perché è stata una sua espressa richiesta. Signorina? Hai idea di cosa significhi la parola sbrigarsi? Sì, ma non mi va che dispongano della mia vita come se fossi un pacco. Andiamo a prendere le mie cose. Cara Feli, voglio che tu sappia, nel caso l'avessi dimenticato, che sei la mia migliore amica, l'amica di sempre e per sempre. Quindi non devi mancare alla festa per i miei 15 anni. Ho bisogno di te, voglio che tu ci sia. Non posso festeggiare un giorno così importante se la mia amica del cuore non è con me. Per questo ti chiedo di essere la damigella d'onore al mio compleanno.
voglio condividere con te un momento che solo tu puoi rendere indimenticabile col tuo sorriso. Ti voglio tanto bene, Mia. Vada, signora, vada. Grazie. Avanti, dobbiamo andare, c'è gente che aspetta. Muoversi, per favore. 2,80€. C'è il distributore automatico. Paga tu, io intanto aiuto la signora. Qua? Dai, sbrigati, c'è gente che aspetta. Senta, signore, primo si dia una calmata. E secondo, questa macchinetta non vuole prendere i soldi, ok? Muoviti, altrimenti qui si fa notte. Solo un secondo, aspetti, ho quasi finito. Spero. Dai, forza, muoviti su. Ci siamo? Ma insomma, abbiamo pagato e non c'è nemmeno un posto libero. È assurdo, ma dove viviamo, eh? E il biglietto? Quale biglietto? Aspetta, hai dimenticato il biglietto, guarda. Questo è il biglietto, Mia. Prego, scusi. Ah, volevi dire ticket? Sì, il ticket, come preferisci. Ah, va bene. Neanche sa cos'è un biglietto. Andiamo, andiamo, avanti. Invece di metterti a ridere come un cretino, ti dispiacerebbe dirmi dove stiamo andando? Andiamo a casa di un tizio che sa tutto sul figlio del cobra. Avanti, il figlio, signori, del cobra. Forza! Sì, il figlio del cobra. Non sai chi è il figlio del cobra? Il tuo ragazzo è lui, il figlio del cobra. Cobra è il cognome di Blas. Non credo che sia il cognome di Blas. Avanti, sembra più avanti. Uno di quei nomignoli che affibbiano in carcere. Avanti, per favore. Andiamo. Mi fa male lo stomaco per il nervoso. Io ti volevo accompagnare, però Dunoff ha detto di no. Credi davvero che conoscerò il mio tutor? Sì, sicuro. Però c'è una cosa che non mi quadra. Perché adesso e non prima? Beh, forse perché ha saputo del tutor fasullo e si è arrabbiato. Beh, in ogni caso, Luan, oggi è il gran giorno e conoscerai il tuo tutor. Ah, sì, sono così agitata. Aspetta, ti do il mio telefonino. Se hai bisogno di qualcosa, chiamami, ok? Va bene, grazie. Ora vado. Ricordati che, anche se non sto con te materialmente, ti starò lo stesso vicino. Sì. Sì, è molto bello averti vicino. Forza, vai adesso, vai, dai, dai. Forza! No, no. Non posso, Pablo, è la figlia del direttore. Lasciamo stare. No, 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 hai vinto la scommessa. Tieniti pure tutti ascolta, i cd. Give it up. No, 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 sta zitto. Allora vai, oppure continuo a cantare. Vai, ho detto, vai. Tommaso, tutto bene? Ciao, sì, sì, io. Tutto bene. Mi stavi cercando, forse? Oh, certo, sì. Sì, sì. No, volevo guarda, chiederti... Sì, cosa? Veramente io... Ecco, dopo... ti va di bere sì. qualcosa? Ah, sì, con piacere. Vai. Adesso digitiamo www.giochigratis.com e scarichiamo gratis il Bosco di Mormyr, che è un gioco divertentissimo. Il Bosco... Volevo parlare con te. ...di Mormyr. Ci siamo, vai. Marizia? Salve! Ciao, come stai? Lui è Coco, me l'ha regalato Pablo, non è delizioso? Ah, delizioso, sì, sì. Ti ha regalato anche il palloncino? Se è venuto a rimproverarmi perché Pablo ha lasciato Loki, le dico subito che io non c'entro, ha fatto tutto da solo. È abbastanza grande per decidere, non le pare? Scusa, ma non so di che cosa stai parlando. Il fatto che ha lasciato Loki, ha preso il coraggio a quattro mani e gliel'ha detto. Lui detesta Loki e non ci giocherà mai più. Davvero? Non sapevo niente. Non so di che cosa stai parlando, Marizia. Sono venuto da te per sapere come sta Pablo, sai, per il fatto dell'amnesia. Sei sempre uguale, si è fatto progressi. Allora non ha lasciato Loki? Non lo so, a me non ha detto niente. Non gli ha detto niente. Vediamo, quanto mi viene a costare quel biscotto? Un bacio. Un bacio? Guido, non ti ho detto un bacio. Beh, allora scusa. Ho detto due. Ho sempre desiderato un posto tutto mio e adesso che ce l'ho mi annoio a morte. Chissà se sono i ragazzi.
Mamma. Pablo. Papà, che ci fai qui? Ciao, figliolo. Come va? Tutto bene. Sono venuto a trovarti. Ho incontrato Maritza di là al computer. Ah, sì? Ho visto che le hai regalato un peluche a dir poco orrendo e un disgustoso palloncino dorato. Ah. Stai facendo un lavoro davvero splendido, Pablo. Degno di un vero Bustamante. Sì. Sì, era entusiasta di quelle cretinate, l'ho lasciata... Di sasso? Sì. Vorrei vederla in faccia quando arriverà il momento. Sì, non ne dubita. Certo che è proprio strana. Le ho chiesto come stavi a proposito dell'amnesia, per assecondare un po' il tuo piano. E mi ha detto che avevi finalmente trovato il coraggio di dirmi che tu avevi lasciato l'ok. Davvero hai lasciato l'ok? No! No, 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 no. Lo vedi che è proprio strano? Sì. Io direi di smetterla con orsacchiotti e palloncini e di lasciarla una volta per tutte. È qui. Fa vedere. Sì, è qui. Ehi, aspetta, dove vai? Non siamo nella giungla, non dobbiamo entrare nella capanna di Tarzan. Suona il campanello. Quale campanello? Va bene, e allora in questi casi che si fa? Si bussa alla porta, non lo so. E questo? Finalmente soli. Sì, finalmente. Era da tanto che volevo stare un po' con te. Anch'io. Mi sei sempre stato simpatico. Give it away, give it away, give it away. Thomas, che ti succede? Cosa? No, niente. È che muoio dalla voglia di darti un bacio, lo sai? Ciao. E tu che ci fai qui? Sta cercando Hitler, Ed Donoff, per tutto il collegio. Ma come? Oggi è domenica. Ha saputo che stai con sua figlia? No, gli vado a parlare. Aspetta, vengo con te. No, tu mi devi raccontare di Pablo, prima non hai finito. No, non era niente. Sapevo che Pablo ti voleva regalare un orsacchiotto. Beh, per non rovinarti la sorpresa non ti ho detto niente. Me l'immagino, perché tu sei tanto buona. Pilar, se non vuoi passare un brutto quarto d'ora, ma brutto veramente, devi dirmi la verità. Apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado, que soña despiertos, es un gran pecado. Si no te tuviéramos, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviéramos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción, la hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón. Resistiré. Resistiré, la cobardía no se puede. Las apariencias, el que dirá, todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia. Resistiré. Si no te tuviera voz, que me pones alas para volar. Si no te tuviera voz, que vivís a pleno para sentir. En este vacío sin razón ni rumbo, con tal sin sentido y miedo.